Consapevolezza in brumadya, centro fra le due sopracciglia, e lì anche immaginate o visualizzate l'immagine di fiamma, fiamma come la fiamma di una candela, solo la fiamma, e mantenendo questa immagine. In Brumadya insieme ripeteremo 3 volte il mantra Om. Inspirare. Shanti, shanti, shanti. Hari Om. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Quando si inizia e si pratica yoga seriamente, si va ai corsi di yoga, e dove i corsi, per esempio questi della nostra tradizione, Satyananda Yoga, c'è la pratica di Yoga Nidra, e in Yoga Nidra a un certo punto la parte finale consiste nelle visualizzazioni. Proprio di questo, dell'argomento, l'aspetto di visualizzazione che vorrei dire alcune cose. Perché oltre a Yoga Nidra, anche in altri sistemi, tecniche, pratiche meditative, viene richiesto, vengono date delle istruzioni di visualizzare, vuoi passaggi psichici, vuoi il prana, vuoi dei simboli, vuoi yantra, vuoi diverse cose. Viene richiesto, c'è la parte, quella coinvolgimento, quell'aspetto della pratica e della tecnica in cui si dovrebbe visualizzare qualche cosa. Ed è anche un fatto quello che nessuno di noi, o molto, molto poche, poche, poche rare persone sono in grado di effettivamente visualizzare. Questo è un fatto, io incluso tante altre persone, non è che è una cosa così immediata e semplice o facile.
per quanto lo è, perché tutti noi, tutte le persone abbiamo il potenziale, tutti siamo in grado, tutti possiamo visualizzare. Se pensiamo per esempio all'esperienza del sogno, il sogno è una, per un certo aspetto, è una visualizzazione. Vedi, non vedi con gli occhi di questi occhi qua della vista, si vede qualunque sia il sogno, ma quello che si sta vedendo nel sogno non c'è esternamente come oggetto esterno. Quindi potenzialmente tutti siamo in grado di visualizzare ed è una prerogativa, è una delle qualità delle forze del nostro subconscio. Adesso, se per esempio c'è, ho qui davanti un microfono, c'è il microfono, io vedo questo microfono, perché l'oggetto c'è, il microfono, io ci sono, la vista c'è, ci sono tutte queste condizioni e vedo e faccio esperienza dell'oggetto, il microfono. Ok, potrebbe essere qualunque cosa. Però se non c'è il microfono, supponiamo che non c'è, e io ho gli occhi chiusi, e nello spazio degli occhi chiusi vedo il microfono, esattamente come quando c'è. Quando vedo il microfono, esattamente così come è quando è fisicamente presente, e lo vedo con gli occhi chiusi e non c'è un microfono materiale fisico esterno, quella è visualizzazione. Quella è visualizzazione. Visualizzazione vuol dire avere un'esperienza, vedere un qualche cosa, non con gli organi della vista, gli occhi, ma diciamo così, con gli occhi della mente, vedere un oggetto o più oggetti o una scena, un qualunque cosa, un panorama, ma vedere quel qualcosa che in quel momento lì non è fisicamente presente. Quello è visualizzazione. Così anche quando facciamo prima dei tre om, e in Brumadia gli occhi sono chiusi, dici, vedi, immagina, visualizza la fiamma della candela. Fiamma della candela? Non abbiamo nessuna fiamma della candela. Dov'è? La visualizzi. Questo visualizzare, che sia la fiamma o qualunque altra cosa sia, da dove parte? Parte da il nome. Fiamma del candela, quello è il nome, c'è il nome. Poi c'è l'idea e poi c'è la forma. Tutto quello che esiste in tutta quella che è la nostra esperienza e interazione nel mondo, nella vita, è basato su queste tre cose. Nome,
l'idea è la forma. Quindi quando relaziono con questo qui, con questo microfono qua davanti, c'è il nome microfono. Idea vuol dire che so che cosa è un microfono, lo riconosco, l'ho identificato, ho la conoscenza, quella è l'idea. E c'è la forma, questa è la forma del microfono che io vedo fuori di me. Il nome, l'idea e la forma. Quando abbiamo gli occhi chiusi e che visualizziamo o cerchiamo di visualizzare, utilizziamo due componenti che sono il nome e l'idea. In modo particolare è poi l'idea. Il nome serve a richiamare, dici fiamma della candela, ok. Con quel nome, fiamma della candela, evochiamo l'idea, perché sappiamo, abbiamo visto, sappiamo, dentro nella mente c'è esattamente la conoscenza, sappiamo che cosa è la fiamma di candela, quella è l'idea. Nome, fiamma di candela, poi l'idea, fiamma della candela. Quando fermiamo, tratteniamo l'idea e da idea invisibile cerchiamo di dargli la forma, colore, dimensione e tutto il resto sempre negli occhi chiusi, allora lì è un processo della muoversi da idea che diventa immaginazione, vuol dire che quell'idea si sta creando una certa immagine, si sta trasformando l'idea in immagine, perché dice immaginazione. In questo senso dovete capire cos'è immaginazione, non è in altri sensi, come dice, oh, immagina di trovarti di qui, o immaginare, fantasticare, no. Questo è immaginare proprio un processo quasi tecnico del consolidare, del creare un'immagine, dove nello spazio buio di Chida Akash, a un certo punto inizia a potersi vedere un contorno, perché trattenendo quella idea, focalizzando su quella idea, ma soprattutto tenere quella idea fissa e stabile, allora dall'idea fissa e stabile inizia a svilupparsi una immagine che magari inizialmente non è completa, ma magari è uno spazio buio, forse un po' più buio di Chida Akash, ma che ha una forma ovaloide che è simile a quella di una candela. E poi trattenendo, mantenendo e lavorando, sviluppando quella immaginazione, lo sviluppo dell'immaginazione culmina nella visualizzazione. Vedi la fiamma della candela così come la si vede con gli occhi aperti, però la vedi con gli occhi chiusi e non c'è una fiamma della candela davanti a te o fuori. Quella è visualizzazione. E potenzialmente questo tutti siamo in grado. Potenzialmente tutti siamo in grado, però ci sono dei problemi, degli ostacoli.
Perché quando pratichiamo voi yoga nidra, voi nelle cose di meditazione, c'è un certo grado di tensione nella mente, c'è un certo grado di connessione e interazione della mente con i sensi e con il mondo esterno, per quello è così importante anche Pratyahara. Nello stato di Pratyahara, nella condizione di Pratyahara, è possibile, molto più possibile, visualizzare. Perché nel sogno visualizziamo? Perché nella fase, nello stato del sogno, è attiva la mente subconscia. Vuol dire che la mente dello stato di veglia conscia ha lasciato le connessioni, le interazioni con i cinque sensi. E allora subentra la mente subconscia. E non sto parlando io del significato o interpretazioni dei sogni, no, è solo questione che se tu sei sdraiato nel letto a Torino o a Firenze o ovunque e stai dormendo, e sono l'una, le due, le tre di notte, hai gli occhi chiusi, sei sotto le coperte, tutta la stanza è al buio, però a un certo punto ti trovi in una spiaggia, dici: oh, sono alle Bahamas, c'è il sole, c'è il mare, ci sono i gabbiani, vai, fai un tuffo in acqua, esci fuori, hai vinto la lotteria che ti sei permesso di andare a fare, sei lì. Hai completamente perso, non sai di essere a Torino o a Firenze o da qualche altra parte. Vedi, senti, fai un'esperienza. Fai un'esperienza, però tu non sei lì e quel lì non è da te. Se sei a Torino non sei alle Bahamas. Quindi quello succede perché c'è un certo senso la mente conscia, e quella di attività di manas, che è connessa con i cinque sensi. Non è solo connessa ed è connessa, arriva un'immagine, arriva un suono, arriva un prurito, arriva un gusto, arriva un olfatto, no. Ma si muove, arriva un suono e dice: ah, questo era il cane che abbaia, questo è quello che abbaia, questo è così. Capite? C'è, entra qualcosa, arriva un input e la mente manas risponde, crea degli altri pensieri. E quindi quando pratichiamo, vuoi che sia yoga nidra, vuoi che sia nelle pratiche di meditazione, così, c'è un certo grado di tensione mentale. Ed è quel grado di tensione che è relativa alla mente esteriore, estroversa dello stato di veglia di Manas, e lì è dove subentra la necessità e l'importanza di quello che anche viene chiamato il rilassamento. Senza rilassamento, vero rilassamento, visualizzazione non è possibile. E quel rilassamento non è rilassamento dei muscoli, delle gambe, delle braccia, no, è rilassamento nella mente. E quel rilassamento ha a che vedere poi con l'interazione fra Ahamkara, Manas, Buddhi, Citta, con le informazioni che giungono dal canale dei sensi. Però potenzialmente tutti lo possiamo fare. Quindi serve un procedimento di
sviluppo, di preparazione, di allenamento. Allenamento, anche l'allenamento alla nostra mente di dire alla nostra mente, dare alla nostra mente la nozione, il fatto che posso visualizzare. Il senso di fiducia e sicurezza nella propria mente, nelle risorse, il potenziale che noi abbiamo. Quella anche è importante ed è fondamentale. E allora cosa è necessario fare? È veramente, effettivamente, darsi da fare, lavorare in modo da generare una mente rilassata. Una mente rilassata, darsi da fare, applicare quelle pratiche, quelle tecniche, tutto quello che serve da yama e niyama avanti per la condizione, lo stato di pratyahara. E poi ripetere il processo della visualizzazione, l'allenamento della mente a visualizzare. E vedete, con Yoga Nidra, tornando a Yoga Nidra, c'è in Yoga Nidra 1 le immagini da visualizzare, la sequenza di immagini. Quello che però tutte le persone, anche quelle persone che stanno facendo il corso per imparare a condurre Yoga Nidra, dice: ah, Yoga Nidra 1, no, questi principianti vanno subito ai Yoga Nidra chakra, questi, quelli e quegli altri, ma non hanno passato. Sapete come c'è l'asilo, elementari, medie, superiori e università. Loro lì, per tante persone, dall'asilo vogliono andare diritti all'università. Ma la serie delle immagini, e quello lì io vi ripeto, perché c'è nelle conferenze, negli insegnamenti di Swami Satyananda, che ha parlato in satsang e in altre conferenze della visualizzazione, e ha detto uno dei modi, il metodo migliore per preparare e allenare la mente e portarla a poter visualizzare consiste nel avere una serie di immagini. E sai come c'è quelli lì, candela accesa, tempio greco all'alba, uccelli in volo al tramonto, nuvole rosse, eccetera, eccetera. Una sequenza, una serie di 20 immagini, sempre quelle, sempre nella stessa sequenza, e ogni volta che sei rilassato, sdraiato in Shavasana o in posizione meditativa, però vi consiglio, è meglio in Shavasana, e se non vi addormentate in Shavasana, allora lì ripeti la sequenza, visualizzare fiamma della candela, cerca di vedere, poi togli quello, tempio greco, qualunque sia l'immagine successiva, e ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno ripeti la stessa sequenza di immagini. E io sono sicuro che se una persona prende questo e lo applica e lo fa per un buon periodo di tempo, senza fretta, senza altre ambizioni o altre cose, di sicuro arriva a visualizzare molto prima che qualunque
insegnante di yoga che ha fatto 500 seminari. Perché, ripeto, il segreto è lì, il trucco è quello, non è nel fare altre cose. La stessa immagine, la sequenza, tira fuori idea, fiamma, il nome, fiamma, boom, idea, tienilo per un po', immagina o immagina se la vedi o non la vedi, non fa niente, poi togli quella, chiama un altro, tieni, poi togli quella, la successiva e ripete questa cosa qua per un po' di tempo tutti i giorni. Poi un'altra delle importanti pratiche tecniche di yoga che è utile, veramente utile a sviluppare la capacità, l'esperienza di visualizzare è la pratica di Tratak. Tratak, praticato Tratak sulla fiamma. La sera prima di dormire. Metti il piedistallo, metti quello che è la fiamma della candela all'altezza degli occhi, tieni lo sguardo e gli occhi fissi alla cima dello stoppino per un po' e poi dopo chiudi gli occhi. Quando chiudi gli occhi c'è l'immagine interna che appare dovuta alla retina, ma lì appare qualche cosa, lì vedi, cerca, ricrea la stessa immagine e colore della fiamma come quella che stavi guardando prima davanti. Tratak, sapete voi cos'è il Tratak? Lo sapete? Ma Tratak è decisamente una pratica molto molto utile a sviluppare ed allenare la mente a visualizzare. La pratica di Tratak e in particolare Tratak sulla fiamma esterna e un po' stai con gli occhi aperti, poi chiudi gli occhi quando dentro, anche se rimane un piccolo puntino rosso dentro, ma quel puntino rosso cerchi di vedere la stella, la fiamma, stai cercando di visualizzare la fiamma. Non è una questione di un effetto ottico. Se viene presa e considerata, classificata come un effetto ottico, è difficile che si visualizzi, perché quella è una intellettualizzazione, è un'altra cosa. Quindi Tratak. Un altro aspetto che ha a che vedere, che è una condizione importante ai fini della visualizzazione, è quello della equilibrio tra Ira Pingala Nadi, Hatha Yoga, Shatkarma. Hatha Yoga, Shatkarma, decisamente, perché se Ira Pingala Nadi non vanno d'accordo, difficile qualunque cosa, vuoi pratyahara, vuoi rilassamento, vuoi visualizzare, eccetera. Quindi una certa manutenzione, attenzione e cura l'interazione, l'equilibrio tra Ira Nadi e Pingala Nadi è importante e necessario. E nel corso della nostra pratica, nel corso dei nostri sadhana, ci sono dei momenti in cui
visualizziamo quei giorni, quei momenti che in tutte le condizioni sono favorevoli. E io penso e spero che qualche volta sia capitato anche a voi. E quelli sono i giorni che si deve poi dopo li segniamo nel calendario. Oggi fra 20 immagini ho visto un qualche cosa, visualizzare. Però ecco, servono le condizioni. E la visualizzazione è la perfezione del pensiero. Pensi a una cosa, pensi alla fiamma, pensi, non vedi niente, hai pensato, sai che c'è da qualche parte l'idea di fiamma, ma se pensi alla fiamma, quell'idea la vedi mentre la pensi, quella è una trasformazione, un'evoluzione di quel pensiero, di quell'idea che l'ha portata nella visualizzazione. Ed è l'evoluzione, il perfezionamento del pensiero. Quanti ci sono stati persone, uomini, non solo yogi, guru, che yogi e guru funzionano in quel modo lì, a livello di visualizzazione, ma anche altri grandi eminenti personaggi, scienziati, artisti, è in grado di vedere nella mente qualche cosa che poi dopo hanno realizzato all'esterno. Complicatissime formule di matematica scritte nello spazio, nella lavagna di Chida Akash, risolverle mentalmente, scrivendo e lavorando su una lavagna che è in Chida Akash. Ci sono stati, ed è una cosa molto molto possibile. Così come lo sappiamo che è possibile, perché anche quando, vi ripeto, andiamo a dormire la notte e sogniamo, stiamo facendo una esperienza che include decisamente anche la parte, l'aspetto visivo della visualizzazione. Quindi il consiglio che vi do è anche quello di non cambiare troppe cose, anche soprattutto con Yoga Nidra. E non è la visualizzare, che so io, i chakra o questo, quello, quell'altro che cambia o dà una certa profondità della pratica di yoga nidra o dello stato di rilassamento. No. Dovremmo stare sulla semplice. Sul semplice, perché nel semplice c'è grande, grande potenziale e ogni giorno di più che passo, dove ascolto anche conferenze di personaggi del mondo della scienza che parlano della mente, del cervello, di altri aspetti, di altre dimensioni della vita, della ricerche scientifiche, mi rendo sempre conto che poi tutti culminano verso i principi dello yoga. E questo un tempo, una volta, Swami Satyananda aveva detto: la scienza, il mondo della scienza, la ricerca scientifica, la scienza si,
avvicina, si sta avvicinando, si avvicina a definire i contenuti e i principi dello yoga. Stavo dicendo l'altra volta che uno scienziato sulla neuroplasticità del cervello con laboratori di ricerca a Stanford parla di yoga e yoga nidra. E anche la persona che lo stava intervistando pratica regolarmente yoga nidra classificato come la pratica per il rilassamento più efficace che c'è a disposizione. Ma che yoga nidra? Normale, ordinario yoga nidra. Quello che voi classificate come yoga nidra per principianti, yoga nidra 1, che i corsi lo fate una, due volte e poi dopo bisogna fare il parco tempio, questo, quell'altro, no. E attraverso questi documenti, documentari, ricerche che ci sono, mi sto rendendo conto sempre più di quanto grande potenziale che c'è in quello che già abbiamo a disposizione, che conosciamo di yoga. E è un potenziale straordinario, enorme. Vi è un potenziale che è enorme e che ha degli effetti benefici e positivi a livello fisico, soprattutto in quello che è il cervello. A tanti livelli della personalità, fisico, energetico, mentale, emozionale e psichico. Ma adesso le effettive ricerche hanno a che vedere con la parte del cervello. E dovete sapere che stiamo dando, ogni volta che noi ci mettiamo e pratichiamo yoga, e non sto dicendo questa asana, quella asana, questa è meglio di quella, questa mi piace di più, questa così, no, yoga, una asana, un pranayama, qualcosa. Ogni volta che ci mettiamo stiamo dando una input, stiamo dando e creando delle influenze, delle azioni sottili, interiori al nostro cervello, a tutto il nostro sistema. Cervello, sistema nervoso, energetico e di conseguenza anche alla mente. E non è poi la differenza o che c'è una asana è più potente di quella, questa pratica è più forte di quell'altra. Noi facciamo questi ragionamenti ma non abbiamo ancora assaggiato l'effetto di neanche una. Chi ha fatto esperienza degli effetti, dei benefici di Pavamuktasana? Sappiamo che cosa è, sappiamo da dove viene, sappiamo come si fa, forse sappiamo anche insegnarla, ma aver fatto esperienza dell'energia e dei prana che si muovono nel momento in cui stai praticando questi, chi l'ha fatto? Quella dice, solo nei libri o qualcuno. Quella è. Per quello l'altra volta ho pubblicato un post dove c'è Swami Niranjan che dice, da giovane praticavo tante asana molto difficili e complesse, però adesso solo Pavamuktasana. E una delle indicazioni che stanno arrivando, che già da un po' di tempo, un po' di anni, da Swamiji, Swami Niranjan, è quello che dice ritorna alle basi. Ritorna alle basi. Ritorna alle basi, perché nelle basi c'è tutto. Nelle basi c'è quello che stiamo cercando,
c'è potenziale. E sono sicuro che può arrivare anche al lavoriamo e alleniamo la mente a visualizzare anche attraverso Pawan Muktasan. Perché se crei l'immagine mentale del polso mentre lo stai muovendo, cos'è quell'immagine mentale? Quell'immagine mentale è vedere, visualizzare. Però se un giorno fai Pawan Muktasan, il giorno dopo fai Surya Namaskar, il quarto giorno fai un'altra cosa, il quinto ti ricordi che c'è Shirshasan, vuoi provare, dici, oh, prima che divento troppo vecchio fammi fare Shirshasan. Poi dopo ce n'è un'altra, dici, oh, ho visto su Facebook uno che stava facendo questa, adesso anch'io devo mettere. Poi dopo 2 minuti mettono un'altra cosa su Facebook, dici, oh, guarda quella, sicuro, adesso fa. Così è quello che io chiamo Kichiri. Kichiri è minestrone. Un po' di tutto. No. Quindi ricordiamoci, ricordate che potenzialmente possiamo visualizzare tutti, e se riusciamo a visualizzare è uno stato perfezionato della nostra pensiero, della nostra mente. Se prima di muoverti, prima di parlare, prima di agire, visualizza. Visualizza. Questo è, qui è dove deve rallentare la mente e togliere la fretta. Vedi, io vedo tante persone prese dalla fretta, stanno facendo una cosa ma stanno pensando a 50 cose allo stesso tempo da tutta un'altra parte. E poi dopo di quelle 50, almeno 30 le fanno senza sapere che l'hanno fatte. E di quelle 30 non si sa quante sono fatte in modo completo. Prima di muoversi, prima di agire, prima di qualunque cosa, usa, vedi, lo dicono, cioè, usa, quando dicono usa la testa, non solo pensa, ma se quel pensiero lo trattieni un po', lo immagini e poi lo puoi visualizzare, ah, quello che vedi, quello che hai visualizzato, così è. Perché viene prima la mente Mahat, viene prima di altri elementi. Adesso siamo qua, ma non è che adesso stiamo decidendo di essere qua, abbiamo deciso prima. Come abbiamo deciso? Dove abbiamo deciso? Nella mente. Quella decisione poi dopo è diventata una esperienza reale, adesso siamo qua, ma prima viene la decisione, l'intenzione, la volontà, e quella intenzione, volontà, dove sono? Sono nella mente. E queste poi sono anche 3 energie, tornando alla Samkhya, l'esposizione di Samkhya, la rappresentazione, la descrizione del procedimento della creazione, dove da Purusha, coscienza assoluta, diventa Prakriti,
l'energia primordiale, la forza vitale primordiale che però ha bisogno di altri tre tipi, tre qualità di energie che sono Iccha Shakti, Kriya Shakti e Jnana Shakti. E sono Shakti. Shakti vuol dire forze, energie. E queste è a livello macrocosmico, a livelli molto, 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 molto sottili, però pervadono allo stesso tempo e sono responsabili per l'intera creazione. Iccha Shakti, che è la forza di volontà, quella che a noi, a livello microcosmico di un individuo, di un soggetto, di una persona, di un'entità, è quella che noi classifichiamo, chiamiamo la forza di volontà, Iccha Shakti. Poi c'è Jnana Shakti, Jnana è la conoscenza, saggezza, wisdom, Jnana Shakti. E poi dopo terzo è Kriya Shakti, e Kriya Shakti è quella che ha a che vedere con l'azione, il compimento. In questo senso la parola Kriya è inteso come azione, movimento, compimento. Questi tre, volontà, conoscenza e azione, che poi alla fine sono anche rappresentate nella definizione di yoga da parte di Swami Shivananda, così come poi anche confermato, affermato e consigliato vivamente da parte di Swami Niranjan, e quello che yoga è l'armonia, l'integrazione di testa, cuore e mani. E se c'è armonia tra testa, cuore e mani, vedete che è possibile visualizzare, tutto è possibile. Quindi non dobbiamo cercare solo quella che è la visualizzazione, ma quanto la preparazione, le condizioni, e le condizioni sono integrazione e armonia di testa, cuore e mani. Le qualità più raffinate della mente, dell'intelletto, dell'intelligenza, le qualità, ripeto, più raffinate, più alte, pure della mente, le qualità più raffinate delle emozioni, del piano emozionale, della personalità, e poi l'espressione, la realizzazione, la concretizzazione di queste attraverso le mani, attraverso l'azione. Quindi queste sono le condizioni favorevoli per la visualizzazione. Alcune parole sono state dedicate alla visualizzazione, che troviamo voi in Yoga Nidra e in altre pratiche del sistema di yoga. E quindi con questo anche siamo arrivati alla conclusione di questa sessione. Da parte mia, Hari Om Tat Sat, auguri per tutto ciò che può essere di buon auspicio per voi nella vita, e se c'è l'occasione in futuro ci vediamo ancora in futuro. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat.